Ciao a tutti, benvenuti alle interviste della Tromba della Verità. Sono la vostra presentatrice, Zhang Jing. Recentemente, nella Cina continentale, il governo del Partito Comunista Cinese ha completamente vietato le vendite online della Bibbia. Le piattaforme di commercio online come Taobao, JD.com e Dangdang hanno già rimosso le voci per la Bibbia e altri testi cristiani. E ad alcuni rivenditori hanno persino bloccato i rispettivi shop online. Pensate anche solo agli eventi degli anni recenti. Il PCC ha inviato la polizia armata a distruggere, ad abbattere parecchie croci e chiese. E alcune chiese davvero belle e maestose sono state demolite. È stato straziante e doloroso per molti fedeli. Moltissimi cristiani in lacrime hanno circondato quelle chiese, in grado solamente di persistere a pregare Dio. Numerosi fatti dimostrano che la persecuzione delle fedi religiose da parte del governo del PCC sta diventando sempre più feroce e ha raggiunto la soglia della pazzia. È ampiamente noto che il governo del PCC perseguita le fedi religiose da lungo tempo. Quando assunse il potere, nel 1949, definisse il cristianesimo e il cattolicesimo, reprimendo e perseguitando apertamente queste religioni. Definì la Bibbia letteratura sedaria e ne confiscò e distrusse innumerevoli copie. Poi, nel 1995, il governo del PCC aggiunse molte chiese domestiche alla lista delle sedi e tra queste, la Chiesa di Dio Onnipotente ha subito una repressione particolarmente dura. Il governo del PCC ha anche adottato lo slogan: le truppe non saranno ritirate finché la messa al bando non sarà completa. Ha mobilitato la polizia armata e le forze armate per dare la caccia a dei cristiani indifesi. Il governo del PCC opprime apertamente le credenze religiose e molti stranieri hanno espresso perplessità. Perché il governo del PCC definisce sede il cristianesimo e il cattolicesimo e li sopprime e perseguita? Questo tipo di condanna e oppressione insensate dei gruppi religiosi è in linea con la legge internazionale? Qual è l'obiettivo del governo nel fare questo? In questo programma intervisteremo la dottoressa Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi sulla libertà di religione, credo e coscienza in Italia, che è anche professoressa, attivista sociale e psicologa. Prestiamo ascolto alle idee e ai punti di vista della dottoressa Di Marzio. Professoressa Di Marzio, buongiorno. Buongiorno. Come studioso specialista del fenomeno delle nuove religioni, le si è sempre dato molto da fare per la conoscenza delle nuove religioni e per la libertà di fede. Lei ha pubblicato numerosi trattati su questo tema. Le chiedo se può presentare brevemente a tutti il suo studio sui nuovi culti e anche il centro di ricerca in cui si trova. Sì, grazie. Io mi occupo di studiare tutte le religioni da molti anni perché sono un insegnante di religione qui in Italia. E nel tempo ho iniziato anche ad approfondire altre religioni diverse da quella cristiana cattolica, di gruppi religiosi del tutto innocui che venivano definiti sette pericolose. Allora io ho sentito il bisogno di approfondire questo studio e quindi ho iniziato a studiare il significato di questa parola
che però ho imparato molto presto essere una parola che non bisognerebbe mai usare. Questo sulla base della mia esperienza, perché spesso questa parola viene usata per definire gruppi, minoranze religiose come gruppi criminali. E proprio per cercare di prevenire questo tipo di etichettamento, di accuse false verso gruppi minoritari del tutto innocui, ho creato insieme ad altre persone questa associazione che è il Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, l'IREC. La nostra associazione è libera e in Italia noi possiamo costituire associazioni libere e purché non violiamo le leggi dello Stato, cosa che noi non facciamo, è un'associazione no profit. Perché noi non vogliamo guadagnare denaro da questa attività e infatti noi non dipendiamo da nessuno, noi non accettiamo di essere influenzati nelle nostre decisioni da qualsiasi religione. Noi certamente chiediamo aiuto a tutti coloro che condividono la nostra idea, ma non vogliamo essere al servizio di nessun partito, di nessuna religione, di nessun'altra organizzazione. E quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo difendere, prima di tutto conoscere le minoranze religiose davvero, per quello che sono, non in base a false notizie. E dopo aver conosciuto, vogliamo anche diffondere queste notizie autentiche a tutte le persone. Ecco, noi organizziamo molto spesso convegni, corsi anche nelle istituzioni all'interno del Parlamento italiano affinché anche i politici siano ben informati. Conoscendo i gruppi, le persone capiscono che questi gruppi, queste minoranze non sono pericolose e così facendo noi difendiamo la libertà religiosa ed evitiamo tanti problemi come per esempio le discriminazioni, le persecuzioni e l'uso della legge dello Stato contro minoranze religiose. Questo è quello che noi facciamo. Che bello! Professoressa Di Marzio, nel dicembre 2017 lei ha organizzato una conferenza stampa sulle violazioni della libertà religiosa in Cina, il caso della persecuzione contro le minoranze cristiane alla Camera dei Deputati a Roma. Lei assieme ad altri studiosi e ricercatori nel campo delle religioni ha lanciato un appello a favore della causa dei credenti religiosi, dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente in vari paesi europei. Abbiamo ammirato molto il suo operato a favore di una giusta causa. Parlando delle persecuzioni religiose in Cina, sì, dalla fondazione del suo governo, il Partito Comunista Cinese definì il cristianesimo, il cattolicesimo come sete, anche la Bibbia come un libro di culto malvagio. Molti cristiani hanno subito le detenzioni e gli arrestati, alcuni dei quali sono stati torturati fino alla morte. In particolare, da quando Xi Jinping al potere, la persecuzione delle credenze religiose continua ad aumentare di intensità. Addirittura sono state demolite e bombardate alcune chiese delle tre autonomie. Ciò in Cina è sotto gli occhi di tutti. Alcuni giornali nel mondo si sono dedicati in passato a questo tema. Professoressa Di Marzio, perché ci sono altri paesi europei che invece sembrano negare l'esistenza delle persecuzioni religiose da parte del Partito Comunista Cinese? Ci può dire la sua opinione su questo? Sì, la mia opinione è che si conosca molto poco della situazione cinese, della situazione dei cristiani perseguitati in Cina e anche delle altre religioni perseguitate, per una serie di motivi.
Una parte di questi motivi deriva dal fatto che c'è di fatto una censura dell'informazione, perché per esempio noi sappiamo che in Cina non si può accedere a tutte le informazioni su internet e quindi il Partito Comunista Cinese riesce a non far passare molte informazioni nel resto del mondo. Questa è una motivazione. E noi sappiamo anche che ci sono dei cinesi che vivono in Italia che non sanno nulla o quasi nulla di quello che avviene in Cina e delle persecuzioni che si verificano anche molto gravi. Quindi diciamo che una parte del problema è il fatto che le informazioni non arrivano o non arrivano come dovrebbero arrivare. Soltanto alcune testate giornalistiche occidentali hanno dato queste notizie, ma sono molto poche. E queste informazioni, per esempio in Italia, non arrivano nei grandi canali televisivi, che sono quelli che le persone vedono di più. Quindi le notizie sono poche e arrivano anche molto falsate. Su, per esempio, la Chiesa di Dio Onnipotente, ma anche su altri gruppi, quelle sono passate perché il Partito Comunista Cinese ha fatto in modo che attraverso i media cinesi arrivassero in Occidente e addirittura la BBC, che è molto importante, ha ripreso una di queste trasmissioni che diceva delle falsità sulla Chiesa di Dio Onnipotente. Quindi il problema dell'informazione c'è. Poi c'è anche un altro problema, secondo me. Cioè che in Europa, secondo me, una buona parte anche delle istituzioni europee sa quello che succede in Cina, sa che ci sono le persecuzioni, le detenzioni e anche le torture. Ma i governi alcune volte hanno difficoltà a, per esempio, ad accettare le persone che si rifugiano in Europa per fuggire dalla persecuzione. Oppure a fare proprio delle dichiarazioni pubbliche, istituzionali contro il Partito Comunista Cinese, perché la Cina ha riversato in Occidente molto denaro, in Europa ha acquistato e ha investito molto denaro, e la situazione economica attuale dell'Europa non è così florida. Quindi questi capitali che arrivano per l'Europa sono benefici in un certo senso per il guadagno economico, per la creazione di aziende, però nello stesso tempo rendono tutto questo denaro che arriva, rende i governi europei cauti, troppo cauti alcune volte, nell'ammettere pubblicamente ciò che la Cina sta facendo, che è gravissimo, e anche alcune volte questo interferisce nelle decisioni quando è il caso di accettare un rifugiato per motivi religiosi. Allora magari si aspetta, non gli si dà subito il permesso, addirittura qualcuno viene anche chiuso nei campi per poi forse essere rimandato indietro. E i paesi potrebbero anche accordarsi tra di loro, mettere delle sanzioni e intervenire in qualche modo contro la Cina, ma questo è molto difficile che venga fatto, perché ci sono troppi legami di tipo economico. Ecco perché i paesi europei, non fanno nulla o quasi nulla contro la Cina. Quindi, Sì. secondo me, le ragioni sono due. La prima ragione è di tipo informativo: non arrivano le informazioni giuste, non arrivano, anzi, arrivano quelle false soltanto. E l'altra è economica e politica. Questa è la mia opinione. Sì, giusto. Il Partito Comunista Cinese è un regime ateo che non crede mai in Dio e che non lo riconosce. Da quando in Cina il Partito Comunista e al potere sono stati arrestati innumerevoli cristiani. È stata messa al bando la chiesa domestica. Il cristianesimo, il cattolicesimo sono definiti come sette e la Bibbia come un libro di culto malvagio. Perché il regime ateo, come il Partito Comunista Cinese, odia le fedi religiose ed ha perseguitato crudelmente i gruppi religiosi. Questa risulta inconcepibile agli occhi di tante persone. Nonostante le fedi siano diverse fra di loro, tuttavia non si arriva all'odio e all'inimicizia fino a questo punto. Noi, come i membri dei gruppi religiosi,
non ci occupiamo di politica. Indipendentemente dal numero dei fedeli, non abbiamo mai minimamente minacciato il suo potere. Professoressa Di Marzio, perché le chiese domestiche, il cristianesimo, il cattolicesimo, eccetera, sono classificati come sete malvagio dal Partito Comunista Cinese? Volevo sapere la sua opinione su questo. Dunque, è vero che i credenti non fanno attività politica e apparentemente non minacciano la politica del Partito Comunista Cinese. Questo è vero. Comunque il Partito Comunista Cinese li vede e li considera una minaccia. La minaccia risiede nel fatto che i credenti di qualsiasi religione mettono al primo posto nella loro vita il loro Dio, oppure la loro filosofia, la loro dottrina, e tutto il resto viene dopo. Mentre il Partito Comunista Cinese vuole che la cosa più importante per le persone sia l'ideologia, lo Stato, la patria e obbedire ad essa. Quindi in questo senso vede tutte le religioni come una minaccia. Di fatto in Cina non esiste la libertà religiosa, anche se alcuni paesi europei, alcuni governi sono stati ingannati da dichiarazioni o comunque generali del Partito Comunista Cinese che sostiene che c'è la libertà religiosa in Cina, ma che non ci sia è un fatto, anche se noi guardiamo per esempio l'articolo 36 della Costituzione cinese, nel quale si parla di religione, di possibilità che esista una religione, però a determinate condizioni che rendono impossibile la sopravvivenza di qualsiasi religione. Nessun tipo di fede religiosa può sopravvivere e agire in Cina, che è stato approvato l'articolo 300 della legge penale, che ha peggiorato ulteriormente la situazione in Cina. Perché diciamo che fondamentalmente i gruppi religiosi in Cina sono tre: i gruppi sinicizzati, cioè quelli che dipendono direttamente dal governo, la Chiesa delle Tre Autonomie o la Chiesa Cattolica Patriottica. Ci sono organizzazioni religiose che però sono guidate dal partito, quindi di fatto devono fare quello che dice il partito. Queste sono quelle sinicizzate, che hanno libertà, ma nel senso che non hanno nessuna libertà, cioè fanno quello che dice il partito e i dirigenti sono del partito. Poi ci sono invece quelle che devono nascondersi, come le chiese cristiane domestiche, anche la Chiesa Cattolica, che ovviamente dipende dal Papa, che è qui a Roma, devono nascondersi, quindi non hanno una reale libertà. E poi ci sono le sette. E le sette sono quelle che vengono poi inserite nelle liste, e il problema è la definizione. In realtà, secondo il Partito Comunista Cinese, qualsiasi organizzazione religiosa che non fa parte delle tre autonomie oppure delle chiese guidate dal Partito Comunista Cinese è una setta. Queste sette vengono punite, proprio in base all'articolo 300, con il carcere da 3 a 7 anni, ma la pena può essere anche maggiorata. Quindi per questi gruppi soltanto fare proselitismo oppure pregare apertamente o avere addirittura un luogo di culto significa finire in prigione. Questa è la definizione di setta, questo è il modo che il Partito Comunista Cinese usa per cercare di sradicare la religione dalla Cina. E in particolare, diciamo che recentemente sono state rese pubbliche e considerate legali delle vere e proprie liste di sette. E queste liste, in queste liste di quindi organizzazioni criminali, nel 1995 fu inserita anche la Chiesa di Dio Onnipotente, e questa lista rimase, diciamo così, non pubblica fino a un evento particolare che avvenne poi nel 2014, cioè si verificò un assassinio brutale all'interno di un McDonald's in cui una donna fu uccisa. Falsamente fu accusata la Chiesa di Dio Onnipotente di aver provocato, anzi attuato, questo assassinio, e fu quindi identificata come una chiesa criminale che compiva dei reati gravissimi.
cosa del tutto falsa, come il professor Massimo Introvigne ha spiegato molto bene, sia durante la conferenza stampa al Parlamento italiano, sia in una pubblicazione del Centro Studi sulle Nuove Religioni, perché non si trattava di membri della Chiesa di Dio Onnipotente, ma erano altre persone che appartenevano ad un altro gruppo. Però questa notizia falsa è stata diffusa dopo quell'assassinio e venne diffusa anche la lista delle sette criminali all'interno della quale c'è anche la Chiesa di Dio Onnipotente. E quindi diciamo che il Partito Comunista sostiene di avere l'autorità di decidere quali sono le religioni criminali e quali sono le religioni non criminali. In sostanza, quelle non criminali sono quelle che approva e guida lo stesso Partito Comunista Cinese. In questo contesto, le persecuzioni hanno colpito non soltanto gruppi religiosi, ma anche cittadini che semplicemente si battevano e si battono per i diritti umani. Quindi anche avvocati, attivisti dei diritti umani sono finiti in prigione. Questo è un caso. Poi abbiamo un altro caso famoso e grave di un famoso centro studi buddisti in Tibet, dove il Partito Comunista Cinese è intervenuto, ha espulso 5.000 monaci e ha inserito nell'organizzazione, nel centro studi buddista, perlomeno 200 diciamo così, impiegati ufficiali del Partito Comunista Cinese, dipendenti, che stanno cercando di trasformare questo centro di studi buddisti su un centro di studi di buddismo tibetano adattato alla ideologia del Partito Comunista Cinese. Quindi ha preso in mano questo centro. La notizia di questo fatto è stata diffusa da Human Rights Watch, che è un'organizzazione per i diritti umani, che ha scoperto alcuni documenti del Partito Comunista Cinese, nei quali c'è scritto che il Partito Comunista Cinese preferisce non demolire sempre questi luoghi religiosi, spirituali, ma alcune volte acquisirli, utilizzarli e prendere in mano l'organizzazione e l'insegnamento. Quindi adesso in questo centro buddista tibetano per il 40% si insegnano l'ideologia del Partito Comunista Cinese, l'amore per la patria, e tutto ciò si cerca di conciliarlo con un buddismo adattato a quello che il Partito Comunista Cinese vuole che le persone studino e facciano in questo centro. E questa è una cosa molto grave. Un altro caso dei musulmani uiguri che vivono nella Cina occidentale. Sono dei musulmani del tutto pacifici. Lì il Partito Comunista Cinese è intervenuto in un modo diverso. E diciamo che ha cercato di mescolare cinesi non musulmani, non uiguri, e ha incentivato l'emigrazione in quella zona della Cina in modo che la maggioranza di persone non fosse più uiguri, ma fossero altri cinesi provenienti dai ranghi del partito. Poi è intervenuto per cercare di limitare l'uso della lingua propria degli uiguri, che probabilmente scomparirà nell'arco di 50 anni. Inoltre ha incentivato, sempre in questa zona della Cina, per combattere la religione di questi uiguri, la religione musulmana, la terza strategia, forse la peggiore di tutte, che il Partito Comunista Cinese ha utilizzato nel caso degli uiguri, è diffondere la notizia che siano musulmani terroristi, come Al-Qaeda. Diffondendo sui media questa informazione, sta minando anche il nome, il buon nome degli uiguri, che in realtà sono del tutto pacifici. Quindi sono tutte strategie che mirano a distruggere la diversità religiosa ed etnica in Cina. Sì, giusto. Il Partito Comunista Cinese è un regime ateo. Lei crede che abbia il titolo per giudicare i gruppi che appartengono alle fedi religiose? Il Partito Comunista Cinese giudica a piacere i gruppi di fedi religiosi. Questo è conforme alle leggi internazionali. Professoressa Di Manzio, vorrei sapere cosa ne pensi su questo proposito?
E questa persecuzione che la Cina fa concretamente e anche in maniera molto pesante contro le minoranze religiose è del tutto illegale e va contro tutte le leggi internazionali, tutte le normative internazionali, a cominciare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è la dichiarazione universale che tutti i paesi hanno accettato, ma il Partito Comunista Cinese non ha nessun rispetto per le normative internazionali sulla libertà religiosa. Perché è illegale questo modo, di distinguere le sette dalle religioni? Perché gli stati non dovrebbero occuparsi di religione. Gli stati non possono decidere qual è la vera religione, qual è la falsa religione. Gli stati devono essere neutrali di fronte alla religione, non dire questa è buona, questa è cattiva, questa noi la difendiamo, quest'altra noi la attacchiamo, perché la neutralità dello Stato è una garanzia di democrazia e di libertà per tutti. Lo Stato deve garantire che nessuna persona compia dei reati e se compie dei reati deve essere processata e punita. Ma non può distinguere le regioni buone da quelle cattive. Quindi questa è un'azione illegale perché gli stati devono essere del tutto neutrali e garantire a tutti l'esercizio della propria religione, anche diffonderla per le strade, scrivere dei libri, costruire luoghi di culto, pregare liberamente e mai interferire, entrare per esempio nelle dottrine. Le dottrine sono libere. Se poi esistesse una dottrina pericolosa, allora lì lo Stato potrebbe verificare questo. Ma se non esiste alcuna dottrina pericolosa, lo Stato non deve intervenire. Ma nel caso dei cristiani, o se vogliamo parlare adesso per esempio della Chiesa di Dio Onnipotente, tutto questo non ha senso. Perché i cristiani sono pacifici, non fanno male a nessuno. E neanche impediscono a nessuno di praticare la sua religione e neanche costringono gli altri a credere. Perché se un cristiano mi ferma per la strada, mi vuole convincere, io dico no, non voglio essere come te, come... Lui mi lascia libero, quindi lo Stato, il Partito Comunista Cinese non ha nessun diritto di perseguitare queste religioni. Il Partito Comunista Cinese in realtà quando giudica un gruppo religioso una setta criminale lo fa perché pensa, il Partito Comunista Cinese pensa lui soltanto in tutto il mondo che lo sia. E il gruppo che il Partito Comunista Cinese mette nella lista delle sette criminali, se ne parliamo qui in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, nessuno lo considera una setta criminale. Perché non ci sono le basi né dottrinali né reali per definirlo così. Quindi ciò che fa il Partito Comunista Cinese non è guardare realmente alla pericolosità di un gruppo religioso, ma guardare solo e unicamente a questo. Se quel gruppo religioso non obbedisce al Partito Comunista Cinese, alla sua ideologia, è una setta criminale. E questo è un comportamento del tutto illegale. È gravemente persecutorio contro persone del tutto innocue. Sì, professoressa di Malzio, la sua analisi è piuttosto obiettiva e corretta. Per stabilire se una religione, una chiesa sia una setta, lo si dovrebbe fare in base ad una visione di valori universali riconosciuti da tutti i paesi. Solo così potrebbe essere una decisione imparziale. Lasciare invece ad un unico paese governato da un regime costituzionalmente questa facoltà mi sembra assurdo. Eppure il Partito Comunista Cinese, senza vergogna, definisce sede il cristianesimo, il cattolicesimo. Perché lo fa? Quali sono i suoi obiettivi? Professoressa Di Marzio, vorrei sapere cosa ne pensi su questo proposito? In realtà uno Stato può essere ateo o non ateo, non ha importanza. Lo Partito Comunista Cinese è,
stabilito regime ateo oramai da sempre. Ma se lasciasse liberi i cittadini di avere una religione, questo non sarebbe un problema. Il problema è che il Partito Comunista Cinese non solo non è neutrale verso la religione, ma attacca la religione, cerca di annientarla, di distruggerla. Che cosa ne penso? Innanzitutto credo che il lavoro che sta facendo il Partito Comunista Cinese sia anche un lavoro molto, diciamo così, finalizzato a dare un'immagine della religione come di qualcosa di pericoloso. E questo lo fa attraverso l'informazione che è diretta dal Partito Comunista Cinese, per cui anche tanti cittadini che non sanno nulla della religione, non hanno avuto nessuna educazione religiosa, vedendo le informazioni che diffonde la televisione, i giornali in Cina, sui pericoli della religione, sul fatto che le religioni sono sette, che c'è una lista di gruppi pericolosi, il Partito Comunista Cinese così raggiunge l'obiettivo di avvelenare, manipolare la mentalità delle persone comuni, mettendo loro in te convincendoli, mettendogli in testa l'idea che la religione è qualcosa che può far del male allo Stato, alle persone, alla salute e può creare guerra, violenza. È quasi che il Partito Comunista Cinese come se volesse difendere i cittadini da questo pericolo. Questo è il fine che vuole raggiungere, cioè far credere che le religioni non sotto il controllo dello Stato siano un pericolo per tutti. E quindi le persone che non sanno niente e seguono solo quello che dice il Partito Comunista Cinese sono spaventate. E se vedono un cristiano temono, perché può essere pericoloso e magari lo denunciano anche, vanno alla polizia e lo denunciano. Quindi l'obiettivo è questo. Far credere che la religione di per sé è pericolosa se non è sotto il controllo dello Stato. Invece, riguardo a alle persone che sono già credenti, quindi che nonostante tutto rimangono credenti, come le chiese domestiche, i cristiani che si nascondono per pregare, queste sono già persone che hanno fede. E il Partito Comunista Cinese cerca anche di recuperare queste persone, magari convincendole che se fanno qualche cosa per il partito o se dicono il nome di altre persone o denunciano che le persone si riuniscono in una casa per pregare, loro possono avere dei vantaggi. Quindi diciamo che fa in modo che le persone facciano la spia contro altre persone, anche credenti contro altri credenti. E questo è capitato, per esempio, per la Chiesa di Dio Onnipotente, alcune chiese domestiche, quindi anche loro fuori legge, siccome pensano che la Chiesa di Dio Onnipotente sia eretica, non sia una vera chiesa cristiana, hanno denunciato al partito questi fedeli. In sostanza, il Partito Comunista Cinese, secondo me, vuole raggiungere l'obiettivo di far pensare tutti i cinesi nello stesso modo, di credere tutti nelle stesse cose, cioè nell'ideologia atea. E quindi le persone devono essere tutte uguali. Questo è normalizzare, rendere tutte uguali le persone. E in sostanza il Partito Comunista Cinese, che ha già stabilito di fatto una dittatura, perché di fatto lo è dal punto di vista politico, e tende anche a istituire un'altra forma di dittatura che posso chiamare, per usare una metafora, una dittatura dello spirito, dell'anima, nel senso che non si limita soltanto a governare la vita dei cittadini secondo delle regole ferree, quindi impedire l'espressione libera delle proprie idee, ma cerca di acquisire, di conquistare anche il modo di pensare delle persone, e io posso chiamarlo l'anima, lo spirito, ciò che è di più intimo a una persona, come può essere la sua fede religiosa, il suo rapporto personale con Dio nel quale crede. Ecco, il Partito Comunista Cinese cerca di entrare
entrare anche dentro la mente e l'anima delle persone affinché questa mente cambi e diventi devota, tra virgolette, cioè abbia fede solo e unicamente nell'ideologia atea del Partito Comunista Cinese. Sì, professoressa Di Marzio, quello che ha detto rappresenta la realtà dei fatti. Sembra che lei abbia una buona conoscenza del Partito Comunista Cinese, la cui natura le sembra aver compreso a fondo. Il Partito Comunista Cinese non solo perseguita i gruppi religiosi delle varie fette, ma anche tutti i dissidenti interni e di altri partiti e di altre etnie per avere punti di vista differenti dal suo. Essi sono ugualmente criminalizzati e sottoposti alla pressione e crudele persecuzione. Il Partito Comunista giudica persino i sistemi di paesi democratici. Sulla base di quello che fa, da come si comporta, che partito è il Partito Comunista Cinese? Ci può dire la sua opinione? Da come si comporta, obiettivamente il Partito Comunista Cinese ritiene di essere l'unica forma possibile e buona di governo nel mondo. Avendo questa idea, tutte le altre forme politiche sono sicuramente, dal punto di vista del Partito Comunista Cinese, sbagliate. In particolare la democrazia viene vista dalla prospettiva di una dittatura come quella della Cina, e la democrazia è soltanto confusione, viene intesa come confusione. Il fatto che le persone possano parlare, esprimere le loro idee e militare in partiti diversi è visto come un male di per sé. La democrazia, dal punto di vista di una dittatura, è il male. È chiaro quindi che i dissidenti o persone che hanno etnie diverse e tradizioni diverse da quella che cinese, diciamo, che viene accettata dal Partito Comunista, queste persone sono criminalizzate nello stesso modo delle minoranze religiose, perché non rientrano nel modello che il partito vuole che sia. Il cittadino cinese deve essere fatto in un certo modo, deve pensare le cose che sono in accordo con l'ideologia del Partito Comunista, deve fare le cose che il Partito Comunista vuole che faccia, e deve quindi, la sua vita deve ruotare intorno a quella che è l'etica secondo il Partito Comunista Cinese. Ora, questo modo di pensare in Occidente per noi è assurdo, perché noi in Occidente abbiamo visto le dittature. Noi in Italia abbiamo avuto una dittatura, c'è stata una dittatura in Spagna, ci sono state dittature in tutto il mondo. Abbiamo visto che queste dittature poi sono finite, e abbiamo visto tutto il male che è stato fatto nel corso di queste dittature, le persone uccise, le persone perseguitate. Quindi noi possiamo dire che una dittatura come quella del Partito Comunista Cinese non può produrre niente di buono, può semplicemente diciamo così, impedire ai cittadini cinesi di dare un contributo positivo alla società, anche a quella dell'Occidente, diffondendo le loro tradizioni, le loro diversità. Quindi quello che sta facendo il Partito Comunista Cinese, secondo me, va contro anche gli stessi cinesi e le stesse tradizioni cinesi. E se vogliamo quindi concludere pensando a come si può definire in un certo senso il Partito Comunista Cinese, io ho detto che non userei mai per un gruppo religioso la parola setta, a meno che non si tratti di un gruppo veramente criminale, e allora si può dire. E se volessimo usare una metafora, noi potremmo dire che il Partito Comunista Cinese, con le persone che aderiscono a tutte le altre religioni, ma anche con i dissidenti, si comporta secondo una qualifica che è tipica delle sette, e cioè impedire alle persone di essere libere, di credere in ciò che vogliono, di pensare quello che vogliono, di agire secondo un'etica anche religiosa. Una organizzazione, in questo caso è un partito, che impedisce agli altri di essere liberi e che, se le persone non obbediscono, li punisce
con il carcere o con la tortura o addirittura con la morte, si comporta come una setta. Questa è una delle caratteristiche delle sette pericolose. Giusto, professoressa Li Malzio, dalla sua disamina, il Partito Comunista Cinese sarebbe la più grande setta che esiste. Questo ci fa capire che tutto quanto è promosso dalla PCC è negativo, così come tutto quanto viene da Dio è positivo. Il cristianesimo, il cattolicesimo, la Chiesa di Dio impotente sono chiese sorte dall'opera di Dio. Sono dottrine ortodosse, per questo vengono criminalizzate e attaccate dalla PCC. Non c'è da meravigliarsi. Professoressa Li Malzio, lei in passato ha avuto contatti con alcuni membri della Chiesa di Dio Impotente. Può illustrarci il suo punto di vista sulla Chiesa di Dio Impotente? Sì, ho conosciuto alcuni membri che si trovano qui in Italia, prima di tutto quando abbiamo fatto la conferenza stampa alla Camera dei Deputati e poi in altre occasioni, un convegno recente che la nostra associazione ha fatto a Bologna e anche adesso recentemente a Roma. E, io l'impressione che ho avuto di questi fedeli è di persone del tutto pacifiche, persone anche diciamo eticamente molto attente al loro comportamento, molto credenti, e ho notato anche questo loro modo di pregare molto bello nell'evento di Mondo e Religioni che si è tenuto qui a Roma, dove alcuni cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente hanno cantato, hanno fatto alcune performance, e nelle quali hanno cantato le lodi di Dio, e in queste performance io ho visto non uno spettacolo, ma qualcosa di vissuto, cioè una fede grande che si manifesta anche attraverso l'arte, la musica, o diciamo anche il ballo in un certo senso, un certo tipo di movimenti. È un grandissimo cuore, cioè tutto ciò che loro fanno si vede che viene dalla loro fede. Qualsiasi iniziativa loro intraprendono, loro pregano prima, perché credono davvero che Dio possa aiutarli in tutte le circostanze della loro vita. Questa è l'impressione che io ho avuto dei cristiani che ho conosciuto. Poi ho visto anche alcuni loro video, per esempio, il video Dov'è la mia casa? Che è molto interessante anche, diciamo, come studiosa delle religioni, perché in questo video si vede la storia di questa bambina che è stata sempre rifiutata quando era piccola e veniva portata da una casa all'altra perché aveva una famiglia divisa, e lei ha sofferto fin da quando è diventata adulta, ancora soffriva molto perché non sapeva dove era la sua casa. E anche poi ha avuto delle sofferenze, il papà è morto, la madre si è ammalata. Nel video si vede questa storia di questa ragazza che voleva studiare, non poteva finire gli studi per via di queste difficoltà. E nessuno, questo è evidente nel film, nessuno l'aiuta. Anche parenti o vicini o amici si rifiutava di aiutare questa ragazza. Poi a un certo punto si vede che alcune zie intervengono, la vanno a trovare anche la mamma malata e portano questo libro di fede, lo leggono insieme e da lì si vede che la vita di questa famiglia cambia. Ed è interessante perché io ho visto che mentre leggono questo libro poi si vede che per esempio la mamma comincia a capire che ha sbagliato nella vita precedente perché pensava solo a lavorare, a guadagnare e non pensava alla figlia, soprattutto non credeva in Dio. E da quel momento loro cominciano a aiutarla, finalmente lei può finire gli studi e queste zie le fanno conoscere la famiglia della Chiesa di Dio Onnipotente. E la scena finale è molto bella perché dice quello che poi vivono tutti i credenti veramente convinti, perché lei arriva in questa comunità della Chiesa di Dio Onnipotente e dice: ecco, ho trovato una casa dove le nostre anime possono finalmente riposare. Quindi i credenti della Chiesa di Dio Onnipotente non considerano la loro comunità una comunità fuori di se stessi, ma si sentono parte al 100%
e sentono che quella comunità è la loro casa, non fisicamente, non come muri esterni, ma come fede, perché la casa vera, non è fuori, ma è dentro il cuore, ed è Dio, la fede in Dio. Quindi questo finale di una casa, la Chiesa di Dio Onnipotente, finalmente le nostre anime hanno trovato una casa, per me dice il fondamento di questa nuova religione, perché noi studiosi, anche il professor Introvini e altri studiosi che ho letto, definiscono appunto la Chiesa di Dio Onnipotente come una nuova religione cristiana. Questo secondo me è il centro, almeno dal punto di vista dei fedeli che io ho conosciuto. Professor Lesani Malazio, le siamo molto grati di aver accettato la nostra intervista. Grazie a voi. Grazie.